oggi video prodotti finiti casa e mangerecci, che ve lo dico a fare, sono una montagna, sono un K2, un Everest, sono davvero tanti, quindi mettetevi comode e comodi che passiamo un po' di tempo insieme, spero che lo passeremo tutto insieme, di tenervi un pochettino di compagnia. Inizio subito con la Varecchina Masnada, questa confezione da 5 litri, che io ho un po' paura di utilizzarla perché sono pericolosa, mi è capitato di macchiarmi la roba, vabbè. Comunque la utilizzo per le fughe in bagno oppure per eliminare appunto le muffette che si formano. In lavatrice per lavare gli strofinacci o i tappeti, ne metto proprio po pochissima se lo uso per i tappeti o anche per qualche tovaglia colorata, proprio poco poco perché elimina le macchie. E se ne metti un goccino non macchia, e poi gli strofinacci, l'ho detto, gli strofinacci ad alte temperature, sempre in lavatrice, poi la utilizziamo anche per eliminare un po' le muffe. Quest'anno si sono riformate, abbiamo un umido pazzesco, che siamo vicino al mare, però un umido veramente altissimo, anche sopra l'80%, certe volte pure 95%, quindi a posto. Poi terminato il mio adorato, amatissimo l'isoform tutto in uno, mi è piaciuto tantissimo, l'ho ricomprato e ho intenzione di riacquistarlo, adoro, e anche lo spruzzino è fantastico da riutilizzare, mi sono trovata benissimo. Rimuove il grasso in cucina, efficace sullo sporco del bagno, non elimina le muffette, questo non elimina le muffette, però disinfetta e formula senza risciacquo, fantastico, mi piace tantissimo, un bellissimo profumo. Poi, no ragazzi, veramente un puttanaio, che lo dico a fare. Poi finito, olio di semi di mais, questo qui collina d'oro, che utilizzo per fare i dolcetti, perché per friggere utilizzo l'olio extravergine di oliva. Poi finito, la ricotta fresca, questa qua è da Ricotteria, mi pare dell'LD, ah, Pufferbacco, non mi ricordo, no, forse è dell'Eurospin. Non mi ricordo, però questa qua devo dire buona, l'avevo presa da scorta, è buonina, molto delicata e ci è piaciuta, sì. Poi terminato la confezione di cartigenica, questa a quattro veli. Ragazzi, confermo cosa vi avevo detto, questa a quattro veli la trovo più rigida, meno delicata, meno morbidosa, sbagliamo di quella a tre veli. Quella a tre veli mi piace molto molto di più, è tanto tanto più morbidosa e più delicata. Questa a quattro veli infatti credo che non la ricomprerò, solo quella a tre veli, tanto più o meno costano simile, mi piace molto molto di più. Finito le piadine sfogliate con olio extra vergine di oliva, queste qua tre mulini, buonissime, però anche scaldate si spappolano, si crepano, ci sono rimasta male, però il sapore è molto buono. Finito lo zafferano, questo Drogherie Alimentari, droga davvero, buonissimo lo zafferano per fare i risotti, per fare i secondi, anche per fare la pasta a volte, lo metto nell'acqua, colora un pochettino la pasta, è buonissimo, davvero ottimo, e poi questo costa anche poco. Terminato il pane, pan bauletto, vabbè, ma cosa avevo già fatto? Ah no, ecco perché l'ho tenuto, pan bauletto integrale senza olio di palma, molto buono, devo dire che la differenza non si sente, buono. Poi il pane integrale mi piace tantissimo. Terminato, terribili, io cose brutte così ne ho mangiato poche. Allora, sono le fette biscottate dolci della Dolcian, della Tremulini. E sono queste qua, si è un po' spappolata la confezione. Sono queste qua, ho detto, le fette biscottate dolci, io poi sono una golosa di cronica. Ho detto, le proviamo. Sono immangiabili, le abbiamo terminate un po' a forza. Immangiabili, una roba nauseante, senza sapore buono, pessime. Davvero pessime, cioè neanche pucciate dentro il caffè e latte avevano una parvenza di buon sapore. Bocciatissime, tremende, non le riacquisterò mai più. Poi finito la farina per dolci grano tenero, questo Bel Bake di Lidl, ottima, mi trovo molto bene anche con questa. Poi finita la cioccolata Fin Carré Noir, questa qua, forse anche questa è di Lidl, ja, Deutsch, sì, questa qua da 100 grammi, che ho utilizzato per fare la torta al cioccolato, mi ero dimenticata, devo editare il video, quindi prossimamente state sintonizzate sul canale che vi faccio vedere anche quella. L'avevo già proposta, però è un po' più
anche agghindata perché era una proposta per San Valentino, per festa del papà. Invece questa volta ve la propongo proprio da sola. Io la amo ed è una ricetta che ho preso da Benedetta Parodi. Fantastica, buonissima, super super golosa e facile da fare. Poi, questo cioccolato russo troppo buono, è una barretta, è buonissimo, davvero molto molto buono e anche a Sofì piace tantissimo questo qua. Poi, finito, se l'è pappato Roby, perché sapete che a me non piace assolutamente, il panettone, questo qua, bontà di pula, mandorlato, la forneria, e ho detto che è buono, e a me anche l'odore mi dà fastidio perché è troppo troppo dolce. Eppure sono golosa, lo so, sono tutta strana. Poi, Chantilly ai frutti di bosco, questa dolciando. Allora, la Chantilly mi sa che l'ha mangiata a Roby, ha detto che era buona. Io di questi ne ho assaggiato forse due. Mi aspettavo di più. Diciamo che non sono rimasta molto entusiasta. Poi, pian piano li becchiamo anche gli altri. Non sono rimasta molto entusiasta. Poi, creme caramel con caramellato, questo qua della Dolciando, buono, due buste. A me però non piace il caramello. Quindi, per Roby lo preparo. No, volevo farvi vedere la magnificenza, la bellezza di Eroin. Il mio primo rossetto MAC che mi ha regalato Paolo. Grazie tesorina, è bellissimo, è bellissimo. Troppo bello, poi dopo metto anche la foto su Instagram perché è fantastico. Dicevo, lo preparo, ne preparo uno con il stavo guardando se c'avevo sui denti, poi mi sono ricordata. Stupendo. E uno senza il caramello e uno col caramello, perché a me non piace, però è molto buono. Poi il budino gusto vaniglia, che questo dolciando buonissimo, poi costano poco, è davvero molto buono e si prepara benissimo. Queste qua sono le King Croc per gatti sterilizzati che ho preso all'Eurospin con metionina, con carnitina, omega 3 e 6 per l'efficienza del sistema urinario, controllo del peso, pelle sana e pelo lucido. Queste qua, e devo dire che a Lokipa sono piaciute. Non hanno neanche troppa puzza strana, mi sono piaciute. Poi, acqua Columbus, questa Mugniva con residuo fisso 25, questa è buona, leggera. Poi, eccole, queste mi sono piaciute da impazzire ed è la Gran Piada, si è attaccato lo scotch perché io lo uso poi per richiuderle. Vabbè, della Roberto, Gran Piada sfogliata sottilissima, tortilla bread, senza olio di palma. Una bontà, è buonissima, non si sfappola, sapore davvero ottimo. Mi è piaciuta tantissimo. Cosa mi pare che non costino neanche tantissimo? Cosa mi è cascato? Ah, questi, troppo buoni anche questi. Se ce la faccio da che acchiappa. Sono i tortellini freschi ricotta e spinaci della Selex, davvero buonissimi, troppo troppo buoni. Poi finite le cipolle, avete qualcosina? Ah no, forse queste della Selex non ve le avevo mai fatto vedere. Altro prodotto Selex, però cipolle dorate, molto molto buone. E da poco ho visto su Instagram la foto di Robin, Life in Colors, che ha fatto le cipolle al forno. Allora, le ho fatte, le volevo... Ma perché? Le ho volute provare pure io. Le ho fatte semplicissime, cioè me la sono proprio inventata improvvisando. Ho tagliato a metà le cipolle, ci ho messo un po' di pane grattugiato, le ho messe in teglia naturalmente, un po' di pane grattugiato, un po' d'olio sopra e schiaffate nel forno. Che buone, buonissime davvero. Poi è finito il misto per frutta. Ma perché io quando faccio i video mi impappino come una pirla? Io non lo so, vi giuro, cioè non è che... Conosco, piuttosto padronanza del linguaggio, conoscenze di sinonimi, insomma, no, quando faccio i video mi impappino come non so che cosa, va bene. Poi, misto per soffritto Greengrocers di Lidl, buonissimo. L'unica cosa che non mi piace è l'apertura. Allora, l'apertura salva freschezza è ottima, ma è troppo piccolina, quindi alla fine poi un po' si ghiaccia e non riesce ad uscire proprio tutto, infatti l'ho aperto per comodità. Finito, lo so che ve l'ho fatto vedere altre volte, ma io lo amo alla follia. Il Dexal lavatrice, questo qua all'Argan. Quanto mi piace questo detersivo, è davvero fantastico. Però voglio anche prendere qualcos'altro. Penso di no, perché io non è che mi stufo delle cose, però voglio provare anche qualcos'altro in modo da alternare. Finita l'acqua panna, questa qua in bottiglia da mezzo litro, non mi ricordo dove. Ah, questa forse da. No, non mi ricordo. Non mi ricordo comunque.
Non è che l'abbiamo comprata, forse in mensa, non lo so, da Romi, non mi ricordo. Aceto di mele, questo qua l'ho usato per cucinare, buono ed economico. Questo ve lo faccio vedere. Sì, poi gli spinaci, questi qui. No, che cacchio dico? La rucola, buonissima. Questa confezione, io adoro la rucola, mi piace tantissimo. È proprio gustosa. Poi broccoli surgelati a rosette, questi qua è la specialità di Beppe. Che buoni anche questi, buonissimissimi, buonissimi. Terminato il ammorbidente Dexal microperle di profumo fiori del mattino. Questo qua la confezione è da 1,5 litri. Devo dire che questo in confezione azzurra è buono, lascia anche una bella profumazione, anche se mi seguite un pochettino sapete che io l'ammorbidente lo trovo quasi inutile. Poi finito, e questa è stata una piacevolissima scoperta, ve lo consiglio perché lascia un profumo davvero piacevolissimo sulla roba. Ed è questo sempre della Dexal, però nero e capi scuri. Difende il nero dei tuoi capi. Walmart Apparel Care, 1,5 litri. Davvero bello, mi è piaciuto e ho intenzione anche di ricomprarlo, nonostante io voglia provare anche qualcosina di nuovo. Poi finito il latte dell'Isola. Questo qua, che praticamente è latte arborea, però questo è quello di LD, mi pare, non mi ricordo perché ce ne sono un paio. Ottimo. Finito anche Cabianca, la pasta fresca di semola di grano duro, fusilli avellinesi, un po' particolari, molto 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 buoni. Poi ah, che buono questo! Questo è un insaporitore per il pollo. Praticamente sono un mix di spezie russe, anche questo ottimissimo. Ci aggiungo, prendiamo un po' di un cucchiaino di prodotto. Aggiungiamo un pochettino d'olio, facciamo una sorta di pastina proprio non troppo unta e poi lo schiaffavo spennellando sul pollo, buonissimo, sia da fare al forno sia da fare al barbecue, ottimo davvero, ottimo, ottimo, ottimo. Poi sempre Cabianca di LD, finiti questi tortellini alla carne sfoglia all'uovo, buonissimi anche questi, molto 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 buoni. Un altro budinetto dolciando, però questo qua sono già 12 minuti, chissà quanto durerà questo video, mamma santissima, questo cioccolato ottimo, molto 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 buono. Poi le mozzarelle Land, che queste sono buone, anche se ogni tanto si beccano non proprio super sode, mannaggia, eccola qua. Ah no, anche questo è i quattro veli. Soprattutto di quattro veli, l'avevo già messa, me l'ero dimenticata, quindi questa non mi è piaciuta. Non la riacquisterò. Questa è una bontà pazzesca. Croccanti sfogliatine, classico Gutiao. Vi giuro, una tira all'altra, sono una droga, una bontà da provare se non l'avete mai assaggiato, buonissime. Poi pasta integrale, questa bio penne rigate integrali biologiche di LDMD, ottime, buonissime, buonissime. Poi questi pasticcini pera e cioccolato che erano in un cesto di Natale, specialità Virginia, buonini, buonini, ma piccoli così. Dai, sono per le Barbie. Fanno i biscotti per le Barbie, non ce l'hanno detto, troppo piccolini. Poi terminati i panni acqua pur, anzi me ne sono rimasti forse uno. Devono essere quelli spugnetta, sì, quelli in spugna. Mi fanno impazzire questi panni, preferisco quelli più morbidosi perché questi poi dopo un po' si sbriciolano e mi dà fastidio perché mentre stai pulendo rimangono le bricioline nel panno, fastidioso. Poi fagiolini fini surgelati, questi qua le specialità di Beppe, ottimi, molto 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 buoni anche questi. Le uova grandi campagnole da allevamento a terra, anche queste. Poi le fettine di formaggio fuso Land, queste qua. Sapore buono, però non tengono la fusione per fare il toast, non la reggono perché ti fa un bordello. Lenticchie, ecco, queste ve le ho mostrate 50 milioni di volte, che cacchio mi saranno finite a fare. Lenticchie a go go perché mi piacciono tantissimo, ricche di ferro, tra l'altro. Gli gnocchetti sardi tremolini, buoni, 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 buoni. Poi finita questa delizia alla nocciola che ci hanno regalato a Natale, buonina.
dire che è buonina, non c'è proprio tantissimo ripieno, però è distribuito bene e quindi non becchi solo parti asciutte e poi un pezzettino di ripieno. Devo dire che è buonina. Poi finite due confezioni di infuso mirtilli e frutti misti, questi qua all'Ester House. Buonissimi, a me queste tisane mi piacciono davvero, a me queste tisane mi piacciono, anche se da un modo si è scoperto che per la crustca a me non è sbagliato, ma ci hanno insegnato così da piccini. Tortelloni ricotta e spinaci, questo è una cosa che ho preso al pan, però senza marca mi pare. Comunque questi qua buonissimi, molto economici e davvero buoni. Poi finiti questi biscottini, che forse vi ho mostrato qualche altra volta, non mi ricordo, forse sì, questi frullini Buon Mattino, che buoni, sono buonissimi, leggerissimi, delicati, un sapore davvero ottimo, col latte buonissimi. Poi terminati gli anacardi sgusciati fritti salati, bontade delle bontade, gli anacardi col pollo, cioè la morte sua, troppo buoni. Farina di grano tenero tipo 00, questa biologica, ottima, fa l'impasto per la pizza, super morbido, super elastico, davvero buona, molto 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 buona. Poi queste mozzarelle fior di latte, non so se poi ci sono anche la confezione, buone anche queste, anche se quelle di Lidl sono davvero molto 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 buone, perché rimangono, questo ve l'ho già fatto vedere perché qua rimangono davvero gustose e compatte. Poi che buoni questi cookies della Dolciando, che buoni, quanto mi piacciono questi biscotti, sono troppo troppo buoni. Poi ho finito il sale marino, questo Chantecel grosso, allora non mi piace perché vabbè, noi abbiamo davvero tantissimo umido, quindi lo assorbe tantissimo e poi si solidifica. Mi ero dato un messaggino, è entrato sbircio perché ho messo il mio muto, però se mi chiamano dall'asilo così bello. e si compatta, infatti poi l'ho travasato pian piano, solo che nel barattolo che tengo a portata di mano per cucinare non ci sta tutto, ma devo escogitare qualcosa. Poi questa è stata una scoperta davvero fantastica, Robby lo stesso, sono piaciuti tantissimo, sono due Torrana. Ho preso asparagi in pezzi e parmigiano reggiano, l'avevo preso perché c'era rana per banco alimentare, era in offerta, quindi uno se si comprava uno lo offrivano, allora l'ho preso e sono davvero buonissimi, molto 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 buoni. Poi terminato i caperi Jolie, questi qua di LD, anche questi molto buoni e saporiti. Chicche di patata tricolori, questa è K bianca, quindi bianche, rosse e verdi. Buone anche queste, piccoline e sono buone. Poi le uova fresche medie da allevamento a terra della Selex, queste qua. Questo è stra buono, mi sono dimenticata di ricomprarlo, può far bacco, infatti siamo senza ketchup, ed è questo gustato dell'LD. Che buono! E poi è una confezione gigante, sono 540 grammi e costa pochissimo. È buonissimo, davvero buono, infatti lo voglio anche riacquistare. Poi terminate le patate fritte, queste qua pronte in 6 minuti, queste qua, però io le ho fatte al forno e sono venute buonissime, croccanti e buone. Finito questa confezione di praline Selection Withers. Che buone, cioè c'erano dei vari gusti, appunto, erano assurdi, troppo buoni. Questi cioccolati, uno non ti basta, sono così piccolini. Buonissimo, troppo troppo buone, davvero ottime. Poi finite le con il gelato con panna fresca e granella di nocciole. Questo non mi ricordo com'era la cialda, però se aveva il cioccolato per evitare che si ammorbidisse troppo, però erano buoni questi qua della Dolciando. Terminato anche un altro soft dream, il super bombolone, questi erano da due, i rotoloni grandi, sono davvero praticissimi, poi io ne uso un po' perché li uso anche per pulire la stufa, il vetro della stufa lo uso per pulire i vetri, insomma ne uso un po' di Scottex. Secconi con panna, quelli che vi ho passato anche altre volte, troppo buoni, davvero buonissimi e costano poco.
Poi anche questi sono buoni e sono gli gnocchi ripieni ca bianca dell'LD col brie e speck. Buoni sono, davvero ottimi anche soltanto con l'olio sopra. Mi sono piaciuti tanto. Poi finito il Dexal sgrassatore spray al limone. Fantastico, questo sgrassatore è fantastico. Ha un profumo strepitoso, sgrassa benissimo. Lo utilizzo anche per pulire i fornelli perché non lascia gli aloni. Alcuni prodotti, quando li asciughi, anche se l'hai eliminato benissimo, perché poi io lo risciacquo col panno, quando vai poi ad asciugare ti lasciano tutte le chiazze. Questo non lo fa e pulisce molto bene lasciandolo lucido. Mi piace moltissimo. Poi terminato il pane tremolini American Sandwich, buono anche quello, il Bref Brilla 2 volte più a lungo, questo forza al limone, ma va al limone, io sbircio, multiuso, molto molto buono anche questo, però si è rotto lo spray naturalmente, quindi ho avuto un po' di difficoltà poi per spruzzarlo, non faceva più il getto schiuma. Però funziona, è molto valido come prodotto. Poi ho finito questo omino bianco pulitore per tappeti che mi aveva regalato papà, quindi ce l'ho da una vita. È favoloso, praticamente, che so, una macchia sul tappeto oppure si sporcava. L'ho utilizzato addirittura anche quando Sovi ci ha fatto la sfidipiscia sul divano. Sono andata con questo perché d'inverno non è che puoi lavare tutto. Quindi sono andata con questo, ho spruzzato perché ti faceva una schiuma bella compatta, facevo agire. Strofinando con questo facevo agire, quindi puliva, eliminava gli odori e fantastico. Poi naturalmente si lavava, però al momento mi sono arrangiata con questo, fantastico. Per i tappeti idem, si spruzzava, faceva la schiuma, strofinavi e aiutava tantissimo ad eliminare la macchia. Molto valido. Poi le olive verdi giganti in salamoia Jolie, queste DLD, buonissime anche queste, davvero ottime. Dai, non ce ne sono tantissime, forse in mezz'oretta ce la facciamo, o poco più, dai. Poi il panettone classico ca dolce, anche questo avrebbe detto che era buono. Soia riso, bevanda a base di riso e soia vivo meglio, anche questo dell'LD senza glutine, 100% vegetale, molto buono. Io l'ho bevuto semplicemente come caffè latte, diciamo, aggiungendo un po' di caffè, e poi l'ho utilizzato anche per fare il budino. Molto molto buono, mi è piaciuto. Poi terminato le campagnole, 6 uova fresche grandissime, anche queste qua. Oh, vabbè, le uova mi piacciono molto, queste le metto a terra. Le mozzarelle Reggia, queste 4 mozzarelle da 125 dell'LD, buonine anche queste, c'è la montagna, da 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 da. Poi questo è il yogurt colato greco Pathos Land, questo non l'avevo mai provato, che utilizzo per fare l'hummus di ceci, buono 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 buono, mi piace tanto l'hummus. Mi piace tanto. Se vi va, lo faccio proprio semplicissimo, senza tahina, senza una roba proprio spiccia, ma gustosissima, ve lo lascio nelle schede. Poi, peperoncini ripieni al tonno sott'olio, queste delizie del sole. A me queste cose sott'olio non piacciono, però a Roby piacciono, ha detto che sono buoni. Io sott'olio non mangio quasi niente. Finita la carta da forno, questa non stick baking paper aromata. Sì, aromata della Lidl, fantastica, è la mia carta da forno preferita in assoluto. Infatti, l'ho ricomprata e quando finisce, sì, a volte se mi serve la prendo, però prendo sempre questa perché è davvero ottima. Il pesto alla genovese con aglio, questo Fattoria del Cavaliere Premium. Non mi ricordo dove l'abbiamo preso, però, perché ce n'era uno che a Roby non era piaciuto. E questo non mi ricordo, forse è questo qua. Ah, non mi ricordo questo qua. Non me lo ricordo. Se è quello dell'LD, perché ce n'era uno dell'LD che non gli era piaciuto. Invece quello dell'Eurospin lo preferisce. Poi finito il. Perché l'ho messa qua? Ah sì, perché sono queste, ve le faccio vedere qua, praticamente sono quasi finite, sono la pasta da zucchero che mi aveva inviato la Renshaw per una collaborazione e sono fantastiche. Allora, devo dirvi la verità, appena le ho aperte una puzza pazzesca e infatti ho detto, bah, l'unico con cui ho avuto problema è stato questo qua, il Deco Rice Flour and Modeling Paste, non so se aveva qualche buchino e quindi si è indurito, ma non sono riuscita ad utilizzarlo, era
Inlavorabile, peccato. Però con tutti gli altri mi sono trovata benissimo. C'era verde, giallo, c'era il marzapane verde, buonissimo, davvero tutto buono, tutto tutto buono. Quando poi dicevo l'ho aperto, una puzza pazzesca, invece il sapore è buonissimo, davvero buonissimo. Adesso non mi sfuggono i prezzi, mannaggia. Sono dei panetti da 250 grammi. Mi sfugge il prezzo, porca paletta, adesso me l'ho dimenticata. Buonissimi, mi sono piaciuti molto, perché io ho assaggiato a delle feste di compleanno parecchie torte con la pasta da zucchero, alcune pasta da zucchero erano nauseanti e non riuscivi a mangiarle, invece questa è molto molto buona. L'odore appena le apri è fortissimo e dici mamma mia, e invece poi il sapore è davvero gustoso. ABC della merenda, che ieri il Sofì non voleva mangiarmi il parmareggio. Ogni tanto si sveglia che non vuole mangiare certe cose, vabbè. Poi gli spaghettini, spaghetti questi qua, tre mulini, non mi ricordo il numero, però buoni, tengono anche la cottura. Ho terminato il Marsiglia Dexal a mano in lavatrice, questo qua che avevo visto nel video di Roby, Life in Course, mi aveva consigliato da tale prova, mi è piaciuto, ma quello all'argan lo preferisco, è troppo top quello lì, fantastico. Poi. Finiti questi qua, sempre dolciando, tre big choc alla mandorla, i simil magnum, buonissimo, buonissimo, da provare, assolutamente da provare. Poi ho terminato queste praline e anche queste assortite col cioccolato, che buone, che buone. A volte dico mica sono esagerata, perché poi Roby si sveglia dopo mesi e dice i cioccolatini, io me li sono già pappati, cioè. Poi quando mi viene adesso il ciclo, infatti questi giorni non ho fatto tanto da brava per la dieta, perché l'ho ripresa, perché col ciclo mi viene una fame compulsiva. Vabbè. So di non essere l'unica, per fortuna, però è davvero una roba fastidiosa. Poi finita la certossa, la spiada, sì, la piada sfogliata plastica, questo è quando, mi ricordo quante fossero, però buonissima anche questa, molto 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 buona. E poi morbidosa, non si spappola, a me quando si crepano mi danno fastidio. Finite le patate pizzoli iodì, ottime queste patate, sono ottime per fare tutto, dal purè alle patate al forno, ottime. Bel Bake, farina per pizza di grano tenero, anche questa mi piace, mi sono trovata bene, poi non costa tantissimo. Eccoli qua i dolcetti, quelli al cucchiaio dell'Eurospin, c'è Mocaccino che ho assaggiato io, sanno tanto di liquore, non lo so, non mi hanno fatto impazzire, devo essere sincera, loro mi hanno detto che erano buoni, ma a me non hanno fatto impazzire questo qua. Poi il tiramisù e poi foresta nera è stata una delusione pazzesca, pensavo che fosse chissà che cosa, invece non mi hanno entusiasmata. Poi ho terminato il pensavo ci fosse anche l'altro, forse ho dimenticato di metterlo, il cura lavastoviglie, questo qua di LD, ottimo anche questo, mi trovo molto molto bene, poi super economico. Il prosciutto cotto, questo qua che ho preso in confezioni separate per fare il toast, già quadrato, buonino, buonino per essere confezionato, questo ve l'ho già fatto vedere prima. Altre uova, la passata di Vella, buona, non tra le mie preferite, però quando è in offerta la si compra volentieri, perché comunque è buona. Poi finito, ah, che buoni questi qua, allora ho utilizzato questo per fare la pizza. Questo in polvere non mi soddisfa, ne ho anche altri, proverò a fare qualcos'altro, però non mi ha soddisfatto la volta che l'ho utilizzato per fare la pizza, preferisco il panetto di lievito di birra, quello fresco, quasi fatto. Poi finiti questi due milk snack, questo col miele e questo col cacao, buonissimissimi, piccolini ma danno soddisfazione. Poi anche questo Yogi Tea Classic, questo che mi aveva mandato Sorgente Natura per la collaborazione, io questo tè l'ho amato tantissimo, tant'è che mi ero conservata due bustine, cioè, sa proprio di spezie di cannella, fantastico, fa cannella e spezie, sa tantissimo, è profumatissimo, addirittura le bustine vuote me le sono messe nel cassetto perché profumano un casino,
Ottimo, 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 davvero bello. Io non lo so se qua lo vendono in qualche negozio, non ci ho mai pensato di dare un'occhiata, però controllerò perché sono davvero ottimi. E poi il Calvé ketchup, questo non piccante però, perché se pizzica non lo mangia. Dai, ho finito! E questo qua è l'ultimo, buono, 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 però quello che vi ho mostrato prima di LD, vi giuro, è stato davvero una di quelle cose che compri perché costa poco. Dai, lo proviamo. Infatti Robby era un po' titubante e invece anche a lui è piaciuto moltissimo. Lui che con i ketchup è molto critico. E quindi questi sono tutti i prodotti finiti. Ho cercato di mettere, c'era qualcosina che avevo già mostrato, ma erano per la maggior parte prodottini nuovi, delle novità. Cerco di fare così anche per il prossimo perché non voglio mostrarvi sempre le stesse cose e annoiarvi. Io spero di 30 minuti di tenervi sempre in compagnia. Spero di averlo fatto anche in questo video, di esservi stata utile per qualche prodottino che vi ho mostrato. Naturalmente fatemi sapere come al solito qualcosa, lasciatemi un commento perché mi fa piacerissimo. E non volevo dirlo, però attivate le notifiche per riceverle quando pubblico un nuovo video, in modo da rimanere sempre aggiornati, perché lo sapete che YouTube i piccoli canali non li aiuta e quindi già mi si caga ben poco. Se riuscite ad attivare le notifiche, la campanellina che c'è giù vicino al mio faccino con il nome, starete più aggiornate quando carico i video e li pubblico. Io ripeto, spero di avervi tenuto compagnia, ragazzi, di esservi stata un pizzico d'aiuto. Fatemi sapere con i commentini. Io vi mando tanti 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 super baciottissimi, grazie per aver visto il video e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!